In occasione del maggio dell'architettura, tra le relazioni di questa mattina sul codice, sul nuovo codice degli appalti, anche la relazione del professore Pica Ciamarra. Benvenuto professore. Sì, più che il codice degli appalti mi interessa il codice della progettazione. Gli architetti non appaltano, progettano, e quindi ci vuole una cosa che è un po' diversa. Infatti lei ha cambiato completamente il punto di vista, però centrale, il nucleo centrale del suo discorso è la qualità di vita degli ambienti. Perché è così importante tenere questa relazione tra sostenibilità, felicità delle persone, benessere, stile di vita, architettura e progettazione? Perché noi dobbiamo vivere bene, dobbiamo vivere sicuri, riuscire a lavorare bene, avere benessere, essere felici, incontrarci, fare, socializzare, e quindi abbiamo bisogno di ambienti di vita che ci accolgano, e questi si costruiscono con pazienza e nel tempo, e nella nostra storia ne siamo ricchissimi, però negli ultimi 50 anni, 100 anni, non so, forse ne abbiamo costruiti troppo pochi. Infatti lei ha portato anche un po' di numeri, ma soprattutto ha analizzato quelli che secondo lei sono anche un po' i limiti di questo nuovo codice, soprattutto questo gap, questa differenza che esiste tra i vari ordinamenti nell'ambito della Comunità Economica Europea. Diceva lei, se noi andiamo a progettare oltre i confini cambia completamente tutto. Mi permetto di dire che il codice degli appalti non esiste in Europa. Cioè, un codice degli appalti che si occupi della progettazione non esiste, non sanno di che cosa parliamo. Quindi la nostra è una totale anomalia, con la quale ovviamente noi architetti italiani, quando lavoriamo in Germania, in Francia, in Belgio, quando lavoriamo fuori dai nostri confini, cambiano tutte le regole. E quindi diventa difficilissimo poi essere competitivi. Ultima curiosità, ha chiuso il suo intervento con un riferimento alla felicità, quindi qualità degli ambienti per una qualità di vita innanzitutto, ma la sua idea personale di felicità, per lei professore, che cosa significa felicità? La domanda è difficile, è riuscire ad avere ambizioni e avere desiderio di ambizioni. C'è una bellissima frase di Saint-Exupéry che dice: se devi costruire una barca, una nave, non devi raccogliere legno, raccogliere persone, dare ordini, dagli il desiderio del mare.